Sì, allora riprendiamo questo pomeriggio insieme, partiamo con il secondo round di conversazione. Qualche piccola informazione per chi non avesse seguito il primissimo round. Siamo qua perché sostanzialmente come Advanced Design Unit, insieme all'Università di Bologna, insieme a una serie di partner, stiamo portando avanti un progetto di ricerca e poi sfocerà in un simposio internazionale il prossimo 31 marzo, legato all'innovazione della conoscenza e dell'apprendimento in ambito organizzativo. Quindi che cosa significa innovare la conoscenza e lavorare su un aspetto che è così tanto immateriale, no? Da un punto di vista di design. E, il primo round è stato dedicato a indagare questo spazio immenso di riflessione e di ricerca da un punto di vista più specificamente di design e di designer che a livello professionale hanno operato e hanno avuto esperienza nel campo dell'innovazione della conoscenza e dell'apprendimento. Questo secondo round sarà più focalizzato sul punto di vista delle corporate, quindi delle grandi organizzazioni che si occupano dall'interno e anche attraverso dei partner esterni di innovare i processi, le strategie, i metodi, i contenuti dell'apprendimento, dei percorsi di conoscenza che vengono attivati all'interno delle organizzazioni per far sì che queste competenze, che normalmente oramai nelle organizzazioni hanno un ciclo di vita medio di 18 mesi, quindi bassissimo, possono essere assolutamente sempre aggiornate, sempre rispondenti a quelli che sono gli obiettivi strategici delle organizzazioni. Infatti, abbiamo chiamato questo secondo round Platform Learning, Reti, Relazioni e Opportunità. Poi capiremo perché ci siamo soffermati tanto sul termine platform e sulle potenzialità legate all'apprendimento attraverso delle piattaforme. E Marco Saracino e Matteo Villa, che sono i due ospiti con cui converseremo nella prossima ora, ci daranno il loro punto di vista rispetto a quello che abbiamo chiamato appunto platform learning. Perché Marco e perché Matteo? Perché Marco e Matteo sono da differenti punti di vista operanti all'interno di grandi organizzazioni e hanno una rilevantissima esperienza in ambito di apprendimento e innovazione dell'apprendimento organizzativo. Marco ha una doppia vista perché dopo l'esperienza decennale in ambito corporate e managerial learning all'interno del gruppo ERA ha cofondato Bonsai, che è una società di formazione e coaching che è focalizzata sul distance learning, che collabora con differenti aziende proprio per deliberare, così si dice adesso in termini moderni, delle esperienze di apprendimento su piattaforma, quindi online, di apprendimento, di sviluppo e anche di coaching per andare a potenziare tutte quelle competenze trasversali che oggi sono considerate fondamentali per generare e attivare l'innovazione e il cambiamento nelle organizzazioni. Matteo Villa è un storico perché si è laureato in storia contemporanea, ha avuto un breve trascorso nell'ambito delle relazioni internazionali e poi ha scoperto il suo interesse per il mondo organizzativo e dei processi di apprendimento, del design e dell'innovazione, che ha approfondito formalmente e informalmente attraverso diversi incarichi anche in prestigiose business school a livello nazionale, ha lavorato presso il MIT, attualmente lavora in Zambon come HR Specialist e si occupa prevalentemente di apprendimento, sviluppo e innovazione. Quindi vedete come la prospettiva della corporate in questo secondo round è particolarmente interessante per il focus della nostra ricerca, che lo ripeto, è innovazione della conoscenza. Come nel precedente round, vorrei iniziare con Marco per settare un po' un linguaggio comune e chiedere a Marco qual è la sua personale definizione di innovazione della conoscenza. Marco. Ciao Valentina, grazie della domanda e dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Allora, la mia definizione di innovazione della conoscenza. Prima parlavi di questo tema, che è il fatto che la conoscenza è molto immateriale, no? E dal mio punto di vista, io vedo l'innovazione della conoscenza come quasi una metamorfosi, una trasformazione. Nel senso che quando noi, come persone, come umanità collettiva, apprendiamo, quindi diciamo, come dire, generiamo continuamente le nostre conoscenze, è come se scoprissimo parti diverse di noi stessi, sostanzialmente. È come se davvero, come dire, fossimo una sorta di percorso dove piano piano andiamo a scoprire parti di noi. Faccio un esempio per capirci.
Mi viene da dire, pensiamo un po' a tutti, quelle che erano le nostre competenze negli ultimi 5 anni, da un punto di vista lavorativo, c'è cioè chi studia, insomma, quali erano le competenze connesse alle vostre attività 5 anni fa? Pensate alle competenze invece che avete ad oggi, attualmente. Vedete un po' la differenza, no? Pensate, quindi facciamo un lavoro immaginativo invece alle competenze che potete avere tra 5 anni o tra 10 anni, un po' sulla base un po' di alcuni trend che stiamo iniziando un po' a leggere, no? Ognuno legge i suoi nel proprio ambito professionale. E quindi vedete che la differenza tra questo passato, presente e futuro, è chiaro che è una differenza per certi aspetti immateriali che ha a che fare con, appunto, con quello che dicevamo prima, le nostre conoscenze, ma è proprio una differenza invece anche nostra, materiale, proprio una differenza che ha a che fare con noi stessi. Per me è molto fisica proprio la questione dell'innovazione della conoscenza, nel senso che riguarda davvero una metamorfosi, una trasformazione che riguarda noi come persone. Attenzione, non solo noi come persone, il bello è che è una dinamica che avviene sia da un punto di vista individuale, ma anche all'interno di una dimensione sociale, nel senso che le organizzazioni, l'innovazione della conoscenza per le organizzazioni, io la vedo molto come una sorta di movimento, un movimento proprio continuo. Le organizzazioni che sono ferme, lì, un po' standardizzate sui loro processi, su alcuni meccanismi, sono organizzazioni, sono contesti organizzativi, sono comunità di persone un po' ferme, ok? E quindi l'innovazione della conoscenza anche qui la vedo come movimento e dove c'è movimento c'è vita. Matteo, invece il tuo, cos'è l'innovazione della conoscenza per te? Grazie mille per la domanda. Io un po' mi ricollego al suggerimento che dava anche Marco. Io sfido sempre i miei colleghi a pensare a un po' il paradosso su cui ci stiamo muovendo, di immaginare tutta la formazione che facciamo, chiamiamola a distanza con strumenti digitali, come una formazione immateriale. E questo, se ci pensate, in realtà è un enorme bias. Innanzitutto perché, che ci piaccia o no, il modo con cui le persone imparano nel mondo è un modo praticamente fisico, non fosse altro che tutti noi abbiamo un corpo che trasmette e traduce anche i segnali, e ci forma l'apprendimento in una maniera anche abbastanza definita e che molto spesso non comprendiamo. E la seconda, in realtà, è che tutto questo ecosistema digitale sta insieme, in realtà, grazie a una fisicità enorme. Tempo fa è uscito un articolo, da un lato molto interessante, dall'altro forse un po' preoccupante, su Nature, alcuni scienziati, insomma, di quei centri di ricerca americani che hanno sempre delle intuizioni geniali, ma poi non si capisce bene che branca di studi perseguono. Hanno calcolato che oggi l'ammontare fisico, quindi il peso delle strumentazioni artificiali, quindi di quelle inventate dall'uomo, ha superato la massa di tutto l'ecosistema vivente. Quindi noi produciamo più fisicità oggi che in realtà abbiamo più strumenti digitali che in passato, e questo forse dovrebbe farci riflettere. Per venire un po' alla tua domanda, dopo questo preambolo un po' ampio, per me l'innovazione della conoscenza è un campo che ha a che fare strettamente con il design e con la domanda che cosa serve oggi la conoscenza. Nel mio campo specifico, quindi l'ambito delle organizzazioni complesse, che siano aziendali o meno, comunque sono organizzazioni che hanno la loro complessità organizzativa e di gestione. Questo significa cercare di rispondere a un patrimonio conoscitivo che deve essere da un lato sempre aggiornato, ma dall'altro lato anche abbastanza presente e continuativo per permettere all'organizzazione di operare nel mercato in cui vive e opera. Innovare nelle forme di conoscenza forse oggi significa essere, più bravi a capire qual è il valore in termini competitivi che la conoscenza deve giocare in uno specifico mercato, ma anche al ruolo di tutte le architetture. Oggi è più complesso trovare la conoscenza che non generarla. Non abbiamo più bisogno di generare conoscenza, abbiamo bisogno però di capire dove l'abbiamo messa, come se fossimo in una biblioteca dannatamente ampia, dove non ci ricordiamo più dove sono i segni che abbiamo scritto solo qualche mese fa. Questo, dal mio punto di vista, ovviamente, è uno dei campi più sfidanti perché si occupa di conoscenza, perché si tratta di disegnare, chiamiamole delle esperienze o comunque dei percorsi che permettono alle persone di accedere alla conoscenza che gli serve nel minor tempo possibile. Io uso spesso una metafora, così come nel campo di business esiste il time to market, per chi si occupa di conoscenza esiste il time to mind, cioè in quanto tempo io riesco a capitalizzare una forma di conoscenza in un valore comportamentale. Ora, che ci piaccia o no, e immagino che tutti noi, come dire, perlomeno le persone che sono connesse in questo momento, siamo amanti della conoscenza di per sé. Purtroppo non viviamo più nel Settecento, dove la conoscenza poteva essere perseguita come fine ultimo dell'esistenza. Il nostro ruolo è quello di trovare una conoscenza adatta alla società, il che non vuol dire trovarne una più bella, più brutta, significa trovarne una che risponde alle domande del presente. E per fare questo dobbiamo ricordarci che, ahimè, la conoscenza oggi è sottoposta a un forte stress, e questo stress ha a che fare con il tempo. Quindi disegnare oggi un'innovazione della conoscenza significa rispondere a domande più complesse che in passato, più articolate, che non rispondono più al come faccio a creare nuove conoscenze, ma come la trovo e cosa ne faccio nel mio percorso personale o professionale.
Su questo vorrei che tu ci parlassi un po' dell'ultima esperienza, dell'ultimo progetto su cui concretamente hai lavorato in Zambon, riallacciandomi un po' a una delle frasi che ci siamo ripetuti spesso, che hai ripetuto spesso, cioè ogni innovazione è costruita su una speranza. E da speranza è nato proprio il progetto HOPE, che è la community di apprendimento che hai creato, progettato e stai portando avanti in Zambon. Ed è stato, mi ha raccontato, un percorso di design, di costruzione di questa community progressivo, quindi ci sono voluti diversi passi per arrivare poi alla community così come la conosciamo ed è implementata oggi. E quali sono state in questo cammino di costruzione le principali sfide nel design di questa esperienza di apprendimento e quali sono in brevissimo le principali caratteristiche della piattaforma? Certo, sì, allora riprendo magari il primo un po' gioco di parole su Hope, Renovation is Built on Hope, che devo dire una frase, ora non me ne vogliono fan di Star Trek, però deriva da un episodio specifico della saga di Guerre Stellari, dove c'è un passaggio molto bello e si dice Every Rebellion is Built on Hope, che è un messaggio secondo me molto affascinante, sia che sia uno sia dal lato della ribellione, sia che sia dal lato dell'impero, perché è un messaggio che guarda al futuro. E ascoltandolo, e molte delle idee che oggi sono in Hope sono venute in mente nel periodo più critico del primo lockdown, quindi quando tutti cercavamo in realtà un ancoraggio per vedere la luce in fondo al tunnel. E ho proprio trovato questa sinergia enorme fra la volontà di fare innovazione e il fatto che fa innovazione solo chi ha una fiducia più o meno ottimistica nel futuro. Molto spesso gli innovatori vengono tacciati di eccessivo ottimismo, no? Se guardiamo persone come Elon Musk, sono dei tech lover, quindi sono abbastanza convinti che la tecnologia, nel bene o nel male, risolva tutti i problemi dell'umanità. Ed è una visione ottimistica che a tratti forse può sfociare nell'estremismo, ma di fatto è una visione che ci permette oggi di innovazione. Chi non ha speranza, quindi chi non ha visione del futuro, è molto difficile che si imbarchi in un processo di innovazione. HOPE è anche in realtà un acronimo, e poi arrivo a raccontare meglio di fatto che cos'è HOPE, che sta per Hyper Open Platform. L'idea di avere questo acronimo sta di fatto, come dicevo, che l'idea della piattaforma è un po' un altro grande ragionamento che vorrei fosse appunto un tema comune di discussione, perché io sono arrivato ad alcuni punti che non è detto che siano corretti, ad alcune domande che potrebbero essere così intelligenti, su come le piattaforme oggi possono essere un approccio evolutivo alla distribuzione della conoscenza. Quindi è una piattaforma digitale, ma perché, come vi dicevo prima, chi si occupa di conoscenza oggi deve un po' avvalersi degli strumenti che ha a disposizione, e il digitale da ogni punto ci aiuta. Ma l'idea della piattaforma è l'idea di distribuire una forma di conoscenza che ha molto a che fare col tema dell'innovazione, in maniera assolutamente orizzontale. Quindi Hope innanzitutto è un percorso di apprendimento, ma è anche un percorso di innovazione. Io mischio molto questi due punti di vista. Scusatemi, è anche banale, però ogni percorso di apprendimento è una forma di innovazione, come suggeriva anche Marco, perché alla fine cambio sempre qualcosa, o quantomeno ho cambiato il percorso che facevo prima, quindi qualcosa ho cambiato. E l'innovazione ha bisogno di per sé di nuove forme, sia di apprendimento, quindi di modalità nuove di imparare, sia di nuovi concetti e nuovi strumenti. Mettere insieme queste due cose mi ha portato al primo grande tema di Hope, cioè se io parlo di innovazione non posso non innovare le forme con cui noi impariamo. Allora abbiamo cercato una forma che corrispondesse alle mutate esigenze anche cognitive dei partecipanti, che è composta in realtà di strumenti ad alta intensità cognitiva, quindi dei momenti in cui noi ci troviamo per poche ore, e sostanzialmente diamo o condividiamo con i partecipanti gli strumenti di conoscenza minimi per poter poi attivare subito un comportamento, che può essere banalmente la risoluzione della challenge, o l'attivazione di una serie di attività che riguardano il processo di innovazione. In realtà questo non è un processo innovativo di apprendimento, okay? Forse è il processo più classico che l'umanità ha riscontrato, avere poche informazioni e metterle in campo. Ha un valore però laddove diventa sistemico, quindi l'innovazione qua è più di processo, se volete, non tanto di metodologia. Legandola al fatto di ridurre il tempo con cui riusciamo a scaricare a terra il tema di innovazione che ci serve. Quando parlo di innovazione in Hope, parlo di innovazione per la sostenibilità, quindi questo percorso in realtà ha una sua anzianità un po' più lunga, deriva da una piattaforma più ampia che si chiama Digital School, che è un percorso nato per, diciamo, dare un'accelerazione allo sviluppo delle competenze digitali in senso lato dell'azienda, e questa seconda edizione invece vira in maniera decisa verso i temi della sostenibilità ambientale, economica e di modello di business. Questo perché dal mio punto di vista la sostenibilità è il next level dell'innovazione digitale. E il tema della piattaforma rientra anche nella modalità in cui le persone trovano e distribuiscono i contenuti all'interno di questa breve community. È una piattaforma che è supportata da una mobile app digitale, ma lasciatemi dire che questa è solo una scelta figlia dei tempi, quindi non è particolarmente innovativa, okay?
però permette di avere un accesso molto più veloce ad alcuni temi, ad alcuni contenuti che ai partecipanti servono per mettere in atto tutto il processo di innovazione che noi immaginiamo debba stare dietro a questa piattaforma. Ultimo aspetto del perché è una piattaforma dal mio punto di vista perché integra tanti stakeholder. Quindi ci sono persone che oltre a essere partner di progetto, sono anche persone che ci studiano, quindi noi li invitiamo a studiare il nostro approccio per capire come può funzionare meglio. È aperto a suggestioni molto molto ampie che guardano fuori dall'azienda. E quello che noi andiamo a dire è ogni contributo di questa piattaforma, cioè questa piattaforma funziona se ogni contributo da parte di tutti i nodi di questa rete è di valore. Allora in quel senso la piattaforma può funzionare. Per chi si occupa di HR, cosa vuol dire fare questo? Vuol dire dare un enorme potere a chi apprende. Quindi significa spostare il focus dell'obiettivo non tanto dalla gestione HR, che in questo caso sostanzialmente è davvero lineare, come dire, articolata, ma quasi dietro le righe, insomma, un po' di back-end, dare un enorme potere alla risorsa personale. Quindi diciamo sempre che questa innovazione funziona se voi mettete le vostre risorse come persone, non come ruoli. Ecco, questo credo che sia in realtà un cambio di prospettiva molto importante per le organizzazioni che conosco io, a volte anche un po' disruptive, perché significa davvero spostare anche il nodo della rete verso una dimensione inevitabilmente meno controllabile, ma anche inevitabilmente molto più foriera di innovazione e di interesse. Ripasso la palla a Marco. Quando ha cofondato Bonsai, la call to action di Bonsai è non fermarsi ai contenuti formativi, ma farli diventare un'esperienza di apprendimento. E, a partire da questo, cioè da questa sfida continua a trasformare il contenuto in un'esperienza di apprendimento, da un punto di vista di Bonsai, Osservatorio Bonsai, che è un'organizzazione quasi a network, voi avete una serie di professionisti che aggregate diversamente in diversi team proprio in funzione delle esigenze del progetto e del mercato in quel momento. Qual è secondo te e quali sono le principali sfide nel design delle esperienze di apprendimento della nuova normalità, anche dopo tutto quello che è successo in questo anno? Dal mio punto di vista, il tema delle grandi sfide in termini di learning design hanno a che fare un po' con due elementi, dal mio punto di vista. Uno, diceva, lo riprendo molto quello che diceva anche Matteo, ovvero il tema del cambiamento comportamentale. E l'altro, sul tema di, io dico, di unire i puntini. Mi spiego meglio. E noi veniamo, diciamo, da un... Come dire, veniamo da un secolo, è stato poi sostanzialmente il Novecento, un secolo di standardizzazione, di strutturazione che chiaramente ha creato e definito le organizzazioni per come le conosciamo e anche i processi per come le conosciamo, i ruoli per come le conosciamo, con tutti degli elementi positivi e un po' meno, cioè tutto il tema della standardizzazione. E quindi in quel mondo qual era un po' il valore della formazione in generale? E viviamo in un mondo molto diverso da questo. C'era un mondo chiaramente dove c'era una scarsità di informazioni non banale. E quindi lì il tema della formazione era più come una sorta di veicolo. Cioè io, organizzazione, contesto organizzativo, prendevo attraverso la formazione quello che poteva essere un dominio tematico, un dominio di conoscenze e quant'altro. È chiaro che ora non è più così. Per me l'informazione è quasi una commodity. Cioè, l'informazione è ovunque, raggiungibile dappertutto, every time, everywhere, per capirci. E quindi qual è la vera sfida? Se l'informazione, a differenza di 20 anni fa, perché ricordiamoci che prima non era così, eh? Cioè, prima per cercare ora non so, facciamo qualche riferimento sulle soft skills, cercare un corso di leadership in un certo modo, oppure diventare anche, non, come dire, molto sviluppare competenze tecniche molto puntuali, non era così banale. Non è che andavamo sulle piattaforme di turno, i MOOC di turno, e quasi anche in modo molto free trovavamo l'informazione che ci serviva. Era un altro mondo, 20 anni fa, non 200 anni fa. E quindi qual è ad oggi la vera sfida rispetto a questo elemento di scenario dei sistemi di learning? È il tema di, se noi vediamo prima il sistema di learning appunto come un veicolo che doveva trasmettere informazione, ora deve, a mio modo di vedere, portare cambiamento. Deve essere un veicolo di generazione di cambiamento comportamentale, di generazione di performance. E quindi passiamo da trasmettere informazioni a generare cambiamenti, a generare nuovi comportamenti. Come facciamo tutto questo? E questa è la vera sfida. Anche qui, noi, se la premessa di prima, fino appunto a un po' di anni fa, era ok, dobbiamo dare queste informazioni a questi contesti, è chiaro che quindi la struttura
dei sistemi di training, dei processi di training, era molto one way, molto unidirezionale, perché è chiaro che il fine era molto, diciamo, lineare per certi aspetti, ok? Ad oggi non è più così, non è più così, e quindi per noi un po' che ci occupiamo di sviluppo di sistemi e processi di learning, è un po' creare diciamo, delle esperienze che vanno a prendere i contenuti, molto spesso anche già presenti, ma li inseriscono all'interno dei lab, all'interno di alcuni setting dove le persone possono mettere in pratica questi contenuti, possono esercitarsi, possono attuare diciamo, delle simulazioni, dei lab, un po' come l'esperienza che, se non sbaglio, diceva un po' prima Matteo, cioè creiamo dei contenitori e definiamo un po' di regole, ma poi la partita la giocano loro. E quindi è chiaro che la sfida di conseguenza del strutturare processi e sistemi di learning va molto in quella direzione, quindi va nella direzione di costruire questi ambienti. E qui rispondiamo un po' alla domanda, quindi vi dicevo prima, la grande sfida del cambiare comportamenti. L'altra, che parte da una premessa, una grande premessa. Noi viviamo in un contesto, anche qui formativo, dove siamo partiti da una premessa che noi, come dire, potevamo attivare, sviluppare competenze solo con, non so, con delle esperienze formative di 8 ore, 16 ore. Divento leader in 16 ore, in 2 giornate formative. E le organizzazioni vivono così, cioè, attenzione, nel senso che vivono che c'è la persona che va, fa quell'esperienza formativa e poi nell'Excel di turno, nella piattaforma di turno, c'è la X in corrispondenza con la persona. E quindi è chiaro che è un po', io faccio sempre questa battuta, è un po' come andare a fare mettersi delle scarpe e iniziare a fare running per 8 ore, pensando di diventare in forma al termine di quelle 8 ore. La formazione agisce più per consistency, non agisce più in una dimensione verticale, ma molto, molto più costruire appunto dei giorni molto lunghi. Cambiare, soprattutto quando siamo nel dominio delle competenze soft, è un qualcosa che deve entrare molto in profondità e quindi deve attivare dei meccanismi molto radicati. Quindi per questo ci vuole tempo. E qui siamo quindi sul cambio del comportamento. Per quanto concerne il tema dell'unire i puntini, che secondo me è una delle altre grandi sfide nei sistemi di learning, è quella di, mettendoci un po' nei panni della nostra workforce, è chiaro che noi dobbiamo. Per molto tempo la workforce si sono visti come degli utenti, utenti dove noi gli scaricavamo, noi si intendo noi learn, cioè trainer, quindi gli scaricavamo tutti quelli che erano i nostri processi in ambito learning development. E molto spesso quindi le persone si vedevano bersagli un po' di questi processi, però la sfida centrale lì quale può essere? Quella di creare una coerenza tra questi processi, una sorta di organicità. Quindi perché il vero tema della formazione è che se io acquisto, come dire, vengo inserito all'interno di un'esperienza formativa, ma non so il perché, io non so, ricevo la classica mail che mi porta ad andare in aula oppure un contenuto, ma io non ho consapevolezza di quel contenuto. È chiaro che in quel caso la sfida invece è quella di creare coerenza tra diversi questi processi. Quindi unire i puntini intendo proprio questo, cioè attivare dei sistemi di learning in grado di parlarsi in modo forte tra di loro e quindi in grado di essere coerenti e in grado quindi di attivare delle esperienze uniche lato employee. Nel frattempo è arrivata una domanda dal pubblico, che è una domanda quasi ontologica, ve la giro così com'è perché è molto interessante. La differenza tra platform learning e learning platform. Chi vuole iniziare? Matteo, vuoi iniziare tu? Sì, volentieri, se posso dare una risposta. Allora, per come la intendo io, poi ovviamente, appunto, un po' nuovo, platform learning forse anche un neologismo, comunque così di vista, però vi lascio la libertà di smentirmi. La learning platform è una piattaforma di apprendimento, quindi viene utilizzato di solito come definizione nel mondo più comune per quello che riguarda i portali che tutti noi conosciamo, che possono essere portali di indicizzazione di MOOC o piattaforme aziendali più o meno proprietarie, insomma, poi lì siamo. Con diverse sfumature, però qualcosa che ti permette di gestire un contenuto formativo, diciamo, non un po' da tecnici. L'idea che mi sono fatto io del platform learning è quella invece di favorire, era in realtà una struttura logica orizzontale al tema dell'apprendimento. Quindi io posso anche prescindere da una piattaforma in cui ho il contenuto, anzi, la piattaforma può addirittura prescindere dal contenuto di per sé. Perché di fatto la piattaforma è un sistema di allocazione delle risorse, non fa nulla. Se avete voglia di approcciare un po' i modelli di business a piattaforma, vedrete che la più grande critica che viene fatta è che sostanzialmente non cioè non hanno asset proprietari, non so, Uber, piuttosto che altre piattaforme basate sulla sharing economy, hanno messo in crisi il più grande, come dire, tabù della scienza economica di impresa moderna, cioè si può partire senza avere nulla, senza avere asset proprietari, perché si basano su un'infrastruttura terza.
e su asset proprietari che non sono. La piattaforma di learning, quindi il platform learning, perdonami, fa dal mio punto di vista un po' la stessa cosa, cioè non ha asset proprietari, non ha un contenuto proprietario, ma rialloca le risorse in una maniera più efficiente, nel mio caso, quindi nel caso di Hope, per fare innovazione. Assolutamente, anche in termini di ingaggio, infatti la sfida è far emergere questa conoscenza che molto spesso rimane tacita nelle organizzazioni, ma può essere un potente volano di innovazione nelle organizzazioni stesse. A proposito di questo, e rivolgo la domanda a Matteo, c'è stata una ricerca, una specie di analisi internazionale che è stata fatta da McKinsey proprio la scorsa settimana per delineare quali saranno gli scenari del futuro del lavoro nella nuova normalità, e sicuramente uno degli elementi che è destinato a restare è quello del distanziamento fisico, che un po' non permette questa emersione delle relazioni, dei contenuti e della conoscenza che informalmente si possono generare all'interno delle organizzazioni, no? Quando sei vicino a una persona, vicino a un collega, vicino a un team di lavoro, è più facile queste dinamiche tacite o dinamiche informali di innovazione della conoscenza e di apprendimento continuo possano emergere. Ecco, secondo te, dal tuo punto di vista, visto che sei inserito in un'organizzazione complessa in cui quindi le dinamiche di apprendimento sono molto molto strutturate, quale sarà la sfida per il disegno di esperienze di apprendimento che non perdano anche nella distanza questa dimensione di apprendimento informale che è altrettanto importante però da tenere viva e da presidiare? Sì, è vero, un punto su cui sono abbastanza d'accordo, nel senso che non abbiamo ancora bene capito che capitale abbiamo perso in questa trasformazione un po', come dire, veloce e forzata verso l'assenza rispetto ai luoghi di lavoro che invece avevamo ipotizzato fosse uno dei key driver, perlomeno, delle nostre strutture organizzative. Io provo a darti una risposta un po' da progettista, da designer. Anche l'interazione nello spazio informale in realtà si può disegnare, no? Oggi forse abbiamo più possibilità in realtà di disegnarla, quindi esaurito lo shock, forse anche il piacere, lasciatemi dire, di non avere più, come dire, una dimensione di presenza, e però di aver perso anche quella parte di contatto umano che in realtà tutto sommato ci siamo accorti ci piaceva molto. Esiste la possibilità oggi di compensarla disegnando degli spazi organizzativi di apprendimento che in realtà sono di fatto degli spazi informali. Banalmente cerco di concretizzare le chat di WhatsApp o tutte le conversazioni che noi abbiamo in maniera informale su canali digitali sono di fatto uno spazio di apprendimento. Io sono abbastanza convinto che come abbiamo progettato, diciamo, gli spazi prima, si possa oggi progettare, forse tenere traccia anche in maniera più immediata delle interazioni informali che abbiamo in un ecosistema largamente, largamente diverso. Di fatto non è diversa la conversazione che stiamo avendo. Le conversazioni sono rimaste forse da centinaia di anni a questa parte ancora verbali. Tant'è, da lì sta la grande difficoltà dell'intelligenza artificiale di imitare l'uomo, perché la conversazione verbale è estremamente difficile, estremamente complessa. Però lì è un campo dove l'umanità ha innovato poco, voglio dire, parliamo tuttora come potevano fare i nostri nonni e i nostri bisnonni. Quello è uno spazio che oggi resiste nell'ecosistema digitale, e se volete vediamo anche tutta la nuova wave di interazione vocale, quindi noi cerchiamo di spostare l'interazione in realtà un'interazione naturale con gli oggetti di intelligenza che abbiamo in casa, Amazon e Google, il che vuol dire che la conversazione anche informale ha una sua rilevanza enorme nello scambio di informazioni. Dal mio punto di vista, come ti dicevo, esaurito un po' lo shock di questa lontananza forzata, anche questo spazio può essere progettato. Ma banalizzo, scusatemi, all'interno di Hope abbiamo deciso di istituire uno spazio libero di aggregazione che chiamiamo Monday Coffee, dove chiunque può raggiungerci nell'oretta in cui chiacchieriamo e possiamo parlare di quello che vogliamo, ok? Ovvio non è la macchinetta del caffè, non è uno spazio forse così bello come potremmo avere nella nostra sede aziendale, però è uno spazio libero dove le persone possono aggregarsi e, come dire, come impegno, ha lo stesso impegno di crearne uno davanti alla macchinetta del caffè reale. Quindi lo spazio informale forse non si è esaurito, magari anche aumentato, oggi non saprei darti una visione precisa, però sicuramente non è scomparso. È una sfida in più per chi progetta, ma è anche una sfida di immersione. Forse prima in realtà non lo consideravamo semplicemente, quindi non ne progettavamo l'importanza. Oggi siamo un po' più costretti a progettarlo, anche perché il tema del tempo diventa più rilevante. Quindi oggi un'ora online ci pesa enormemente di più un'ora di chiacchierata, per come lo potevamo fare prima al bar, se vogliamo fare il tema del caffè. Però sono abbastanza convinto da designer che sia uno spazio che possiamo recuperare in termini di apprendimento, che può essere disegnato banalmente su diverse interfacce,
con modalità diverse, questo sì, ma non è uno spazio tanto distante da quello che stiamo facendo appunto nei giorni che viviamo durante la settimana. Grazie Matteo, stando sul tema delle relazioni che sono totalmente fondamentali per la conoscenza e la rigenerazione della conoscenza, volevo chiedere a Marco, voi che siete di fatto quasi una platform organization, un'organizzazione a piattaforma, c'è cioè un nucleo centrale di employee e poi, come dicevamo prima, i professionisti si mixano sulla base delle esperienze e delle competenze che servono al progetto. Restando proprio sul tema delle relazioni, quali sono secondo te le relazioni di apprendimento che funzionano maggiormente e quali caratteristiche hanno per funzionare così bene? Sono le relazioni che supportano la consapevolezza, nel senso che quello che noi vediamo in termini proprio dal nostro osservatorio, quindi rispetto a tutti i insomma, progetti che abbiamo nei contesti organizzativi, vediamo che laddove riusciamo a creare dei processi che hanno all'interno, attivano all'interno di questi processi, delle dinamiche relazionali finalizzate all'attivazione di consapevolezza nei learner. Per capirci, non so, faccio degli esempi, inserire prima di attivare con dei percorsi formativi, attivare anche dei percorsi, delle sessioni singole di coaching, per capirci, noi abbiamo disponibilità in piattaforma di attivare dei percorsi fast coaching, una persona quindi va a prenotare direttamente una sessione. Come dire, questo tipo di relazione dà davvero un forte boost alla motivazione, prima parlavamo anche di engagement. Perché questo? Perché molto spesso, per quanto riguarda il learning, le persone si trovano, non dico uso anche questo termine, un po' inondate anche da contenuti, ovunque che arrivano, dai social e quant'altro, e molto spesso non sanno il perché. E quindi qual è il vero tema? Che se io non acquisisco, come dire, non acquisisco la consapevolezza su ciò che mi manca, non sarò mai ingaggiato ad attivare un percorso di apprendimento funzionale a sviluppare un qualcosa. Partiamo da un presupposto che i percorsi di apprendimento non sono dei viaggi di piacere, o quantomeno, immaginate, non so, qualcuno di voi ha avuto un'esperienza di imparare cose nuove in età adulta, non so, sciare, faccio un esempio, cioè quelle cose abbastanza. Non è così banale. Non è così banale portare qualcuno, lo facciamo diventare, diciamo, manager a 40 anni. Lo portiamo di fronte a 50 persone, a 100 persone in uno staff meeting a parlare per la prima volta. Cioè, e quindi è chiaro, vedete che quella cosa lì, dietro, diciamo, quell'esperienza, quella competenza, ci deve stare un percorso che però è un percorso molto complesso e difficile. E il tema è che per attivare questo percorso le persone hanno bisogno di forte motivazione, altrimenti il rischio è quello che, viene da dire, io lo chiamo quasi il burnout del learning, nel senso che le persone sono inondate di contenuti senza avere quella necessità di formarsi e quindi a un certo punto chiudono la spina, diciamo. Perché quindi da qui è fondamentale, rispondendo un po' alla tua domanda, attivare delle relazioni di apprendimento basate sull'attivare appunto consapevolezza. E dove qui, diciamo, faccio degli esempi, non so, società come dall'altra parte del mondo, ora non voglio fare i classici esempi di aziendone unicorno dall'altra parte del mondo, però ci sono società, non so, come Facebook, che ormai da più di 10 anni hanno tutti i loro persone, tutti i loro manager, quindi ognuno che gestisce persone, hanno un percorso di coaching disponibili. Quindi non viene definito con l'organizzazione cosa deve apprendere quella persona, perché è chiaro che stanno in un business che va talmente veloce, i ruoli sono talmente dinamici che non stanno dietro, l'HR non può star dietro chiaramente a andare lì col piano formativo sulla persona. E quindi il concetto è, no, facciamo in modo che la persona sia consapevole di se stessa, di ciò che manca, e quindi da lì, quindi attivando con un percorso esempio di coaching, può sviluppare autonomamente il proprio percorso di crescita. Il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringrazio tantissimo per la ricchezza degli spunti che ci avete dato. Come ho detto all'inizio, questo viaggio verso il design dell'innovazione della conoscenza non è un viaggio che possiamo fare da soli, per cui vi consideriamo assolutamente a bordo rispetto ai prossimi passi dell'evoluzione di questo percorso. Grazie mille davvero perché la vostra testimonianza e l'esperienza professionale che avete portato ci ha arricchito di tanti punti di vista veramente consistenti. Quindi grazie davvero Marco e Matteo. Grazie mille, grazie Valentina, Grazie. grazie Marco. Grazie Grazie a te, mille. Matteo, Grazie grazie mille a Valentina. voi. Ciao.